Ad oggi senz'altro molto positivo per la nostra società, molto positivo per la pallavolo castellanese. Reduci da una stagione esaltante che ci ha visti protagonisti nella Serie A2, in tutti i sensi, in quanto siamo stati promossi sul campo, abbiamo raggiunto sul campo la promozione in Serie A1 dopo una lunga, estenuante e faticosa cavalcata. Protagonisti in quanto vincitori della Coppa Italia A2, finalmente un trofeo di grande prestigio a Castellana Grotte che ci rende appunto molto orgogliosi di tutto il lavoro a chiusura della stagione 2012. Serie A1 cominciata con un grande progetto, con grandi speranze, in quanto basata su una formazione del tutto nuova, con ragazzi di speranze nazionali, con l'inserimento di gente di esperienza, con l'inserimento di giocatori di nazionali estere. Chiaramente sapevamo già dall'inizio che è un progetto ad ampio respiro, ci ha dato già delle soddisfazioni sul piano della crescita del gioco, e non possiamo non nascondere che tra alti e bassi comunque il lavoro c'è stato, si vede, lo vediamo tutti i giorni in palestra, a dimostrazione del fatto che tutti credono in questo nuovo progetto. Progetto che ci è permesso anche dalla formula di questo campionato, che non prevede retrocessioni. Un campionato senza retrocessioni che comunque sta dimostrando sul campo di essere altamente competitivo. Beh, senz'altro, perché comunque i roster allestiti da varie società, almeno nelle fasce medio-basse, comunque dimostrano la volontà di tutti di essere competitivi. Giocarsi partita dopo partita, le sorprese positive per le squadre di media classifica non mancano, come si è visto anche quest'ultima domenica. L'agonismo è sempre ai massimi livelli e comunque dà la possibilità alle società come la nostra di sperimentare nuove situazioni di gioco, di sperimentare soprattutto la possibilità di inserire giovani atleti promettenti, di farli crescere nell'ambito del panorama pallavolistico nazionale. Non avevamo fatto previsioni in termini di classifiche di punti, abbiamo sempre detto che vogliamo misurare l'impegno, la crescita, la capacità collaborativa di tutto lo staff, che pur se è sempre ormai consolidato, vista la vicinanza di tutti quelli che collaborano con la società, comunque pensavamo di iniziare a fare qualcosa che ci proiettasse più verso un futuro di stabilità che con dei risultati immediati. È chiaro che è una stagione con alti e bassi, non ci nascondiamo che in alcune situazioni pensavamo di poter ottenere di più, in altre lo abbiamo ottenuto, senza dimenticare che comunque i passaggi a vuoto fanno male a tutti, però ci sono perché fanno parte dello sport. Che augurio si auspica per il nuovo anno e per questo Natale? Per questo Natale mi auspico un Natale di serenità, un Natale finalmente a casa per molti giocatori, in quanto spesso nei campionati scorsi sono dovuti sempre allenare e giocare, se togliamo le squadre che devono giocare per la Coppa Italia, almeno per un turno, tra Natale e Capodanno ci sarà un po' di riposo per tutti. Il prossimo anno nasce sempre con la speranza di fare cose migliori, di veder crescere la nostra squadra, i nostri ragazzi, di impegnarsi al massimo per onorare la società, per onorare questo campionato, questo bellissimo sport che comunque statistiche alla mano dimostra che è sempre in crescita come gradimento da parte del pubblico, che diventa sempre più esperto e amante di queste manifestazioni
sportive. Faccio gli auguri ai suoi tifosi. Auguri a tutti i tifosi della New Mater, che siate sempre vicini a noi come tutte le domeniche voi fate in tutte le vostre maniere. Grazie.